Avrei già sentito dire, sicuramente, o avrei letto in qualche post sui social, che a scuola non ti insegnano a fare soldi. Beh, forse non è proprio così, perché poi ci sono corsi di specializzazione, ci sono materie come economia e commercio, c'è l'università dove uno può veramente imparare, a lavorare, a commerciare. Ma nei primi anni, quando il bambino ha la mente aperta per ricevere l'insegnamento giusto e per fondare le basi dell'economia, specialmente alle elementari, i primi problemi dopo la semplice aritmetica, la maestra ti faceva questa semplice domanda. La mamma ti manda a comprare le mele. Se una mela costa 50 centesimi, quanto costano 5 mele? Ossia, non sei mai dalla parte del venditore. Tu impari ad essere sempre colui che compra e mai colui che vende. Non c'è mai un problema da risolvere che ti insegna a negoziare, che ti insegna a fare delle vendite. Sei sempre tu quello che deve comprare. Oh, mi ricordo quando ero bambino, come la maggior parte di noi, che alle prime esperienze con la paghetta andavamo a comprare le figurine, oppure le femminucce andavano all'edicola a comprare la rivista Cioè o le Barbie, qualsiasi tipo di acquisto che un bambino fa, i genitori insegnano sempre a contare il resto. Ossia, vi faccio un esempio: quando le figurine costavano 100 lire, mi ricordo un pacchetto di figurine costavano dalle 50 alle 100 lire, la mamma ci dava 5.000 lire per andare a comprare, non so, 10 pacchetti di figurine e ti diceva: mi raccomando, fai attenzione perché quando l'edicolante ti dà il resto, tu devi avere 4.000 lire. Perciò noi siamo cresciuti, tutti noi cresciamo, qualsiasi essere vivente che va a scuola o che riceve un'educazione, cresce sapendo che dovrà spendere dei soldi e contare un resto, cioè dovrà gestire quei pochi soldi che ha, quelle poche risorse che gli rimangono dopo aver fatto una spesa. E noi cresciamo alimentando il nostro subconscio di queste informazioni. Per questo noi non siamo capaci di vendere, non siamo capaci di dare un prezzo al nostro lavoro, di dare un valore alla nostra vita. Ed è per questo che ogni volta che andiamo a lavorare ci accontentiamo di una paga sindacale. Non stiamo lì a stipulare un valore perché abbiamo paura di non essere assunti, abbiamo paura di perdere il lavoro. Così ci accontentiamo pur di lavorare, di ricevere quella paga sindacale, quella minima paga, pur di lavorare, pur di portare a casa qualche soldo. E non siamo capaci di affrontare una responsabilità maggiore perché non ci riteniamo in grado, non sappiamo gestire un qualcosa che non abbiamo ricevuto nella nostra infanzia. Chiaramente poi ci sono quelli che si distinguono, ci sono persone che riescono a scoprire un modo di dare una svolta alla loro vita, ci sono persone che riescono ad ammucchiare capitali in modo molto semplice, soltanto perché si mettono nella posizione di voler vincere a tutti i costi, rieducano la loro mente, rieducano il loro subconscio a prendere una strada differente e a diventare ricchi, diventare persone benestanti. Ma queste persone sono una minima parte, perché attraverso alcune ricerche si è stabilito che tutta la ricchezza del mondo, tutta la ricchezza dell'umanità viene ammucchiata da una minima parte della popolazione mondiale. Infatti solo il 3% detiene tutta la ricchezza del pianeta. Perciò non credo che tu che stai guardando il mio video appartieni a questo 3%. Sicuramente fai parte del 97% rimanente, come me, come tutti noi. E magari tu sei anche uno di quelli che è contento quando riesce a pagare una bolletta in tempo, quando riesce a permettersi una macchina facendo un finanziamento o quando riesce a comprarsi un cellulare nuovo. Ma è proprio questo il problema. Avendo ricevuto un'educazione da consumatore, il problema non è soltanto quello di non saper vendere o di non saper fare gli affari, ma il problema è che ogni soldo che noi riceviamo, qualsiasi cosa che capita nelle nostre mani, deve essere speso. Noi non abbiamo la costanza di mettere soldi da parte, o se lo facciamo perché abbiamo in mente di fare una vacanza, di andare
in un posto, di viaggiare, fare una crociera o ecco appunto comprare un cellulare nuovo perché quello dell'anno scorso oramai è passato, e noi spendiamo sempre soldi in continuazione senza mai mettere da parte dei soldi da investire. E ce la prendiamo con chiunque, ce la prendiamo col governo che non crea nuovi posti di lavoro, ce la prendiamo con le industrie perché i signori, quelli dei soldi che ci pagano, i principali, i datori di lavoro se ne approfittano, e allora facciamo scioperi, ci mettiamo in malattia anche se non è vero, ci prendiamo ferie quando sappiamo che è un momento dove magari l'azienda ha più bisogno di personale e noi per dispetto ci prendiamo le ferie. Beh, non è un comportamento giusto, non tanto nei riguardi di chi ti dà un impiego, di chi ti dà un lavoro. Il comportamento non è giusto nei tuoi confronti. Perché la situazione che tu stai passando dovrebbe risvegliare in te un desiderio di cambiare, un desiderio di vincere la situazione, non di fare un dispetto a chi fino adesso ti ha dato l'opportunità di portare a casa un po' di soldi. Specialmente in questo periodo che stiamo passando, questa crisi che non finisce più, questa pandemia che sembra che invece di finire ricomincerà perché si sente parlare in vari paesi, soprattutto in Italia, adesso voci di corridoio, si preannuncia una nuova quarantena a settembre, e qui in Brasile la quarantena ancora non è finita, sono 5 mesi che siamo in quarantena. In questa situazione ci sono state le persone che hanno preso l'opportunità e hanno deciso di cambiare, perché mentre ci sono persone che stanno a casa e continuano a spendere, 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 perché comunque sì, ci lamentiamo che non abbiamo soldi, ci lamentiamo che non arriviamo a fine mese, ma continuiamo a spendere soldi perché se c'è qualcosa che ci piace noi lo compriamo. Ma ci sono state persone che si sono messe dall'altra parte e hanno cominciato a vendere. Ma anche il semplice fatto di confezionare alcune mascherine, non dico che si sarebbe diventati ricchi, ma in quel periodo in cui mancavano le mascherine, non si trovavano, e nelle farmacie ho sentito dire che alcuni vendevano le mascherine a 30 euro, 40 euro l'una perché c'era molta richiesta, come il disinfettante, la mucchina. Qui in Brasile ho visto tante persone che, per carità, loro lo fanno solo per la sopravvivenza, si sono messi a confezionare delle mascherine e le vendono in mezzo alla strada come venditori ambulanti. Ma nel periodo in cui si poteva vendere una mascherina a 3, 4, 5 euro, bastava solo comprare un po' di stoffa, confezionarla e invitare amici e parenti a casa e vendere delle mascherine. Perché non abbiamo avuto quest'idea? Perché noi non siamo abituati a vendere. Noi siamo abituati a spendere. Dunque, oggi siamo nel momento giusto per metterci dall'altra parte, metterci dalla parte dei venditori, ossia non dobbiamo aprire un'attività e cominciare a vendere, anche se potremmo farlo, perché oggi attraverso il marketplace che si trova sui social, attraverso il mercatino rionale che c'è a casa, possiamo anche vendere le cose che abbiamo a casa, perché abbiamo cose che non servono a niente, a mucchiate che stanno lì a occupare spazio, ce le teniamo soltanto perché siamo legati affettivamente. Io non ho nessun legame affettivo. Se ho bisogno di soldi, io vendo qualsiasi cosa. Perciò è un momento di mettersi dall'altra parte, è un momento di mettersi nel mondo degli affari, nel mondo dell'online, di sfruttare internet come palcoscenico, come mercato, come pubblico, perché noi abbiamo attraverso una semplice webcam accesso a migliaia e migliaia, forse milioni di telespettatori. Abbiamo la rete che ci porta a migliaia o milioni di clienti. Perciò possiamo vendere non soltanto prodotti, vendere servizi, vendere corsi, vendere video. Anche questo video che sto facendo adesso è un metodo per vendere. Sto vendendo la mia immagine, sto vendendo le mie informazioni perché un giorno sono sicuro che il mio canale monetizzerà e porterà a casa un guadagno. E se ti è piaciuto questo video, allora condividilo con i tuoi amici sulla tua rete dei social, metti un mi piace, iscriviti al canale e aziona la campanella delle notifiche per essere notificato all'uscita di ognuno dei miei video. Ci vediamo al prossimo. Ciao!